Ciao, buongiorno. Ciao Stefano. Ciao Stefano, buongiorno, buon inizio settimana. Cominciamo da ieri sera. Le emozioni principali di questo weekend calcistico, aspettando poi la partita del Napoli di questa sera a Genova, sono state quasi tutte condensate in quelle due, tre ore che oscillavano, no? dalla prestazione non esaltante, la vittoria importantissima e rocambolesca per certi versi della Juventus nel finale, e poi quella partita della Roma, come la definiamo in un aggettivo, Stefano? Beh, come la definiamo? Di intensissima, intensa, passionale. Ecco, ho visto una Roma che se n'è fregata del contenimento, del mantenimento dei record, dell'Olimpico inviolato da una vita ormai, insomma, ecco, e ha pensato proprio con la rabbia a reagire al destino che sta facendo di questi ultimi secondi di partita ormai una specie di dramma, di psicodramma sportivo. Prima Mosca, ieri la Juventus Stadium, insomma, ecco, sembrava veramente che, e poi intorno tutti i cori che abbiamo ampiamente analizzato e che è contestato e criticato durante questa settimana, che è stata durissima, terribile, insomma, sembrava che fosse finito tutto, ecco, non è finito assolutamente nulla, meno che mai il campionato, meno che mai quella voglia di questo gruppo di ritrovarsi, guidato da un allenatore che spesso si dice che prende in giro la gente, aveva parlato di un branco di lupi famelici, noi quello abbiamo visto in campo ieri, con qualche pausa, con alcuni errori certamente, ma con una voglia pazzesca, ripeto, di non arrendersi alla sorte, che francamente in questo momento sembra girare tutta quanta da un'altra parte. Tra l'altro, con l'ennesima riprova di quanto Stefano la Roma sia consapevole dei propri mezzi, perché magari non ci aspettiamo a volte che sbraghi, come è successo a Napoli, come è successo un paio di volte l'anno scorso, però abbiamo quasi la certezza, confortata dai fatti, che dopo la tempesta la Roma riesce a rimettersi in piedi alla grande, perché ora, al di là di come abbia mostrato la superiorità con l'Inter, per il momento Roma e per l'Inter che l'aveva presa Mancini, non è che fossimo così certi che la Roma avrebbe offerto, no, poi una con la pressione del genere, che avevi addosso, esatto, non era perché guai, guai pure in pareggio, immagina oggi che cosa avremmo provato. No, vabbè, figurarsi, insomma, non si aspettava altro, insomma, questo la squadra lo sapeva, e per questo ha reagito la grande, a parte che l'ennesima reazione, come dici giustamente, insomma, in questa stagione. Ma quello che è impressionante è nello sviluppo, nella dinamica stessa della partita di ieri, come la squadra non ha mai dato la sensazione di spaventarsi, di subire la botta, insomma, perché poi oltretutto ha preso dei gol che francamente non abbastanza complicati anche da analizzare, insomma, il primo è un errore che, poi insistiamo, lì in mezzo in quella difesa manca uno ieri giustamente celebrato dalla curva, e cioè con Castagna e Ranocchia se lo sogna la notte di fare un gol come quello, e poi il secondo è per oggi le comiche, è una cosa, un tiro che probabilmente il simpaticissimo Osvaldo, che De Santis stoppa di petto e rinvia, insomma, se la palla va dove deve andare, ecco, e non viene deviata in quella maniera. Eppure non c'è stato mai, ecco, la Roma non ha mai dato la sensazione di andare in orgasmo, di agitarsi, di doversi preoccupare, insomma, è una squadra che ieri sera era assolutamente consapevole della sua superiorità, e che tra l'altro ha ritrovato, ripeto, in una giornata in cui ha avuto anche qualche bagliore negativo dal punto di vista della tenuta complessiva, no, dell'impianto, ha ritrovato anche la condizione fisica, perché ieri sera la Roma nel finale, prima ancora del capolavoro di Pjanic, ha avuto in un momento di difficoltà con l'Inter che aveva infilato dentro tutte le punte a disposizione, ha avuto due occasioni pazzesche in contropiede con i Turbe, specialmente nella seconda, anche lì sfortunata Roma, questo giocatore che avrebbe bisogno di un gol per esplodere forse definitivamente, insomma, ecco. Però ripeto, anche dal punto di vista fisico, quando facciamo le nostre analisi dobbiamo stare anche abbastanza cauti, nel senso che non c'è dubbio che ci sono stati troppi infortuni, e quello fa pensare, però, che la squadra sia stata preparata da incapaci che l'hanno messa in condizioni così di morire a novembre, beh, francamente no, perché ieri si è vista una formazione che pure veniva dal gelo di Mosca, dall'impegno durissimo come quello di infrasettimanale, si è vista una squadra assolutamente nelle condizioni di gestire le proprie risorse, anche con dei cambi molto azzeccati, insomma, stavolta anche chi sostiene che Garcia non valga non dire avrà qualche problema, anche perché credo che questo signore ormai,
credo ieri abbia fatto la 51esima partita in Serie A con una media punti che mette spavento, sono più di 2 punti a partita. Sì, lo ricordavano ieri che era 2,26, una cosa mostruosa. Ma è una cosa, insomma, voglio dire, andrebbe trattato a volte con un po' più di rispetto, dice, non si può criticare, sì, offendere assolutamente no, perché questo è un grande tecnico, questo passerà alla storia della Roma come uno dei tecnici più importanti, insomma, in assoluto, anche se dovesse smettere domani lo sarebbe già. Ecco, almeno un discorso di coerenza da questo punto di vista, Stefano, siamo perfettamente allineati, ecco, perché questo è importante sempre ribadirlo, non tanto quando le cose riprendono in verso giusto, ma quando c'è quel momento, no, in cui qualcuno prova a vacillare, non avendo ben chiaro, insomma, forse anche il percorso, perché voglio dire, se come è possibile, non dico probabile, se come è possibile a Roma dovesse battere il Sassuolo sabato, sarebbe perfettamente in linea col cammino dello scorso anno, quando non giocavi la Champions League, quando non ti aspettava nessuno, quando tu dovevi sorprendere. Quest'anno non solo ti stai confermando, sei secondo solo perché, e fa benissimo Garcia a rimarcarlo, perché il 5 ottobre è andata come andata, e allora tu, per carità, puoi storcere la bocca finché vuoi di fronte a certe prestazioni non scintillanti, ma almeno di fronte ai risultati ti devi mettere a capochino, se no che parliamo? Non c'è alcun dubbio. Devo dire che è stata, dopo veramente il timore che in qualche modo quella prodezza straordinaria di Pirlo potesse influenzare negativamente una squadra che era molto provata anche dal punto di vista psicologico, devo dire che è stata una serata anche di incredibili valori simbolici, no? Cioè, dalla capacità formidabile di rispondere in campo di un signore di 38 anni che non smette di sorprenderci, di stupirci, insomma, che fa una gara di una intensità spaventosa, non so se... Dici, sta? Eh? No, dici, perché poi... No! No, te la devo dire, perché Stefano Pasquino, Tutto Sport, Pagella dei Totti, serata no, 5:30. Ah, beh, sì, è vero. Sì, beh, serata assolutamente... Ripensa, rivedi la partita nella tua testa, che mi sa che era la sufficienza. Io non... Io mi domando se io, per carità, poi, insomma, sembra sempre che uno debba si metta a fare il professore. Io a volte ho la sensazione che qualcuno proprio sono... Io discussi una volta con un grandissimo giornalista che mi disse che sono un giornalista italiano che ha assistito a più grandi incontri ad alto livello negli ultimi anni anche di calcio. Ma, insomma, io conosco gente che di partite ne ha viste forse più di me, ma non ne ha mai capita una, ecco. E io trovo inquietante, ecco, francamente, certi giudizi. Io non so se quello di Totti, come ha detto Garcia, sia stato l'assist più brutto della carriera, sicuramente è quello più impensabile, perché francamente, ripeto, a quell'età avere il riflesso dopo una palla che oggettivamente con qualche sofferenza non si è riusciti a governare, qualche sofferenza evidente, perché poi in certe situazioni sono anche gli anni che pesano, a ritrovare il guizzo da terra, cioè sono cose veramente che appartengono al sovrannaturale. Mi spiace per Pasquino, che con quel nome, insomma, potrebbe essere un po' più attento alle vicende della Roma. E poi anche la risposta di Pjanic, no? C'era un mago delle punizioni, c'è un fenomeno che ieri ha determinato la partita di Torino con un tiro presente del suo vecchio repertorio, un'esecuzione fantastica, e da quest'altra parte si vede uno che anche lì, no, spesso sento dire delle cose inquietanti. Io francamente mi domando come si possa non pensare a Pjanic come un giocatore straordinario, uno dei primi a cui assegna la maglia sempre, a prescindere da tutto, e che fa quello che fa, insomma, dal punto di vista degli inserimenti, della capacità di far girare il pallone, e poi queste esecuzioni su punizione che, vista l'età di Pjanic, ce lo porteranno certamente a stabilire gli altri primati, insomma, perché questo è veramente uno che c'ha un piede pazzesco. E tutto il resto, la grinta confermata di alcuni, a cominciare da Manolas, che mi sembra un giocatore veramente ogni partita più forte, più fondamentale, e poi finalmente un altro greco, visto che i greci a Roma vengono trattati, come sappiamo, da qualche parte, che fa finalmente la partita che ci aspettiamo, nel senso che Olebas magari quei gol ne farà un altro così tra un anno, però era un giocatore diverso, lo sapevamo, l'avevamo visto, insomma, sapevamo perfettamente che non, magari non sarà il Roberto Carlos di Grecia, ma non poteva essere manco quella specie di larva che avevamo visto, no, in questo inizio di stagione. E poi, se la Roma dovesse, possiamo dire senza scaramanzia, vincere lo scudetto, credo che si inizierebbe a parlare di Nainggolan come si è parlato negli ultimi 20 anni di Marcel Desailly, perché
probabilmente a oggi per rendimento è il secondo miglior acquisto di sempre del mercato di gennaio, anche se poi Desailly arriva a novembre, perché la finestra era aperta a novembre all'epoca. Sì, ma come Desailly, che aveva un altro ruolo quando venne in Italia, lui quello che è impazzisco perché non ha perso un'oncia, anzi ha guadagnato persino sul piano della determinazione, no? Della capacità di contrastare, aggiungendo una qualità anche nelle giocate, nelle conclusioni a rete. Ieri è stato meno preciso del solito, ma insomma anche quello era una specialità che Nainggolan non aveva. Io credo che lui qui a Roma abbia quasi segnato lo stesso numero di gol che aveva fatto in tutte le precedenti partite del campionato tutta italiano, la carriera, insomma. Sì. È migliorato in un modo pazzesco, è migliorato con i piedi, è migliorato con la testa, è una cosa imbarazzante, cioè è un matto, lo conosciamo, Nainggolan fuori dal campo, che in campo diventa un giocatore, è diventato un giocatore insostituibile, come quell'altro pelato che gioca sulla fascia destra, che insomma ieri veramente ci ha fatto vedere quanto significa giocare con la faccia, come dice lui. Io spero che quel dannato ginocchio ce lo lasci ancora a disposizione per qualche mese, perché devo dire, Maicon è sempre più vera quella frase, insomma, c'è una Roma con Maicon, una Roma senza, non c'è niente da fare, un giocatore che ha dei momenti, dei lampi, delle soluzioni che io francamente non devo sforzarmi, ecco, per pensare a uno che gioca in quel ruolo che sia altrettanto determinante, parlo a livello internazionale, ecco, non soltanto nel campionato italiano. Sì, perché a lui basta almeno in Italia la sua presenza, la personalità, quel carisma che tutti giustamente gli riconoscono, al di là delle indubitabili doti che anche a 34 anni riesce, anche se purtroppo saltuariamente, a mettere in mostra. Per il resto, aspettando la partita del Napoli, poi ci salutiamo. Stefano, cosa ha detto questa giornata di campionato? Hai seguito le polemiche che ci sono state a Milano per l'arbitraggio di Valeri? Non è stato l'unico arbitraggio contestato della domenica, però lì da Pozzo a Galliani ne abbiamo sentite un po' di tutti i colori. Lì effettivamente, voglio dire, la partita la determina, indirizza l'arbitro con una risoluzione imbarazzante da commentare, insomma non c'è nessun fallo, probabilmente se c'è un fallo è del milanista di Ondà, invece viene la partita, diciamo, la decisione viene stravolta e chiaramente la partita cambia, poi non cambia motivi. Io devo dire, poi alla fine sono contento per Menezzo, che è sempre un giocatore che mi è piaciuto, non ho particolare simpatia per l'avveniristico calcio di Stramaccioni, che insomma io mi domando a volte pure le società che investimenti facciano, cooperazioni facciano, so, l'Udinese è sempre stato un laboratorio importantissimo in questi anni, proprio nel momento in cui viene a mancare un po' la fantasia e soprattutto i soldi per andare a cercare giovani in giro per il mondo, e si affida la squadra a uno che veramente gioca un pallone che proprio io pensavo fosse dimenticato, perché non so a che cosa bisogna, a quali modelli di ispirazione, no, possa essersi rapportato, perché è veramente imbarazzante. Però certo, indubbiamente Valeri la partita la determina e come, e per il resto poi tanti qualche bagliore anche di originalità, di novità. C'è il Genoa che gioca in una maniera pazzesca, il Sassuolo che nel weekend ci ha dimostrato che viaggia ormai a livelli da Europa League. Mi fa piacere che sono due squadre che stanno per affrontare la Roma, insomma. Stesso Palermo. Il Palermo sì, che ha infilato un risultato importantissimo, stavolta giocando un po' meno bene, però vero, è una squadra che ha anche i qualità individuali importanti, però sono impressionato dal Genova, devo dire francamente, che mi sembra una squadra ormai che ha trovato anche una continuità, e il Sassuolo, ripeto, 7 partite, 4 vittorie e 3 pareggi, insomma mi sembra che per il livello, è vero che anche lì qualche valore forse un po' sottovalutato c'è, ma insomma mi sembra un rendimento pazzesco, anche perché significa che nelle prime 6 giornate questa è una squadra che ha fatto 2 punti, 3 punti, perché insomma ha infilato una serie. Ha presi 7 dal sì, il Palermo, il Sassuolo stesso, insomma erano partite malissime. A Palermo si parlava mese fa di Iachini prossimo all'esonero, tanto per cambiare. No, poi ha detto bene Stefano, saranno le due prossime avversarie della Roma, esatto. Sabato e la domenica successiva, prima il Sassuolo, poi il Genoa, e in mezzo ovviamente una partita discretamente importante, quella del 10. Stefano, appuntamento con te più tardi in radio a partire dalle 2, noi ci sentiamo domani. Grazie a voi. Ciao Stefano. Un abbraccio.